Buonasera a tutti dal mondo degli animali. Benvenuti a questa puntata dove, tra le varie razze che abbiamo incontrato in questo periodo, ce n'è una in particolar modo del quale ho piacere di parlare. È un po' una razza abbastanza discussa in senso positivo, perché sicuramente molti di voi avranno visto il film con Richard Gere e Achika, dove c'è questa storia dove parla molto bene del rapporto uomo-cane in generale. Quindi è sicuramente una storia bellissima e anche commovente, ma di insegnamento a quello che è il rapporto uomo-cane, dove il protagonista appunto è un Akita Inu, razza giapponese, razza riconosciuta dall'ENCI. Abbiamo qui oggi un allevatore che ci ha portato gentilmente due bellissimi cuccioli. Una volta questa razza veniva utilizzata dagli imperatori e dai samurai giapponesi proprio a guardia, a tutela, ma anche come segno di forza, perché è un cane forte, è un cane di forte personalità, molto intelligente, fa parte delle razze nordiche per quanto riguarda le sue caratteristiche. È rappresentato, lo standard lo richiede, con due colori, mi riferisce all'allevatore se non sbaglio, che sono il bianco come questo e il fulvo, bianco fulvo diciamo, orecchie triangolari portate erette, dritte, ma leggermente in avanti. È un cane, è un lupoide per quanto riguarda i ceppi delle razze, ma ha una dentatura fortissima. Considerate che la lunghezza dei suoi canini rispetto alle razze normali o da utilità o da pastore sono maggiormente lunghe, quasi come quelle del lupo. Questo mi ricordo come caratteristica. Spendere qualche parola sul fatto che è un cane eccezionale, siamo tutti d'accordo, però purtroppo a volte si vede un film anche emozionante e commovente, e tutti quanti in questo momento c'è questa voglia di avere una Akita Inu. Non è che voglio scoraggiare nessuno, per carità, anzi benvenga, ma è importante conoscere un po' la razza, perché non è detto che sia un cane un po' per tutti, perché poi nel momento in cui è adulto rappresenta, cioè difende molto le gerarchie, il territorio. Quindi è bene che ci si informi bene o dal proprio veterinario o presso un allevatore che conosce la razza, per vedere se si è idonei a gestire poi in futuro l'accrescimento di un cane così, e di non andare dietro, questa è una raccomandazione che faccio in generale, non per l'Akito, alla moda del momento, che usciti dal film il giorno dopo chi regala alla ragazza o al fidanzato l'Akita, questo è un errore, perché l'animale non è uno strumento, è una scelta di responsabilità nei confronti del cane, e quindi questo non va bene. E anche perché l'Akita è un cane da difesa, quindi come tutti i cani di difesa tende a difendere la proprietà. Esatto, quindi va inquadrato, e va sia il proprietario va educato, va capito, poi il suo servizio lo fa bene, però non è un barboncino, tanto per intenderci, o il Basset Hound che abbiamo visto qualche puntata fa. C'hanno questo pelo che veramente sembra di toccare un orsacchiotto, un orso, cioè nel senso un sottopelo molto forte rispetto ad altre razze nordiche come l'Husky o il Malamut o quant'altro. Sono cani forti, no? Abituati a stare anche a basse temperature, ma si usano per le slitte questi cani a volte? No, questa è l'unica. Delle sei razze. Quindi razze nordiche, nel senso può stare sulla neve, ma non viene utilizzata per quel tipo no, di attività. Perché l'indole e i geni sono diversi. Certo, perfetto. Quindi abbiamo anche dato questa informazione. Per qualsiasi ulteriore domanda o informazione scrivete sul nostro sito, e vi risponderemo nell'arco della settimana su domande che riguardano razze, mondo degli animali, mondo dei cani, del gatto e quant'altro.